Avete presente quando qualcosa che fate vi si ritorce contro? Io sì. Questo è tipo il... Quanto sarà? Quindicesimo? Sedicesimo? Ormai a star qui dentro ho perso il tempo, la cognizione del tempo. Pensate che... Quando ero... più giovane, no? Me ne fregavo, avevo una vita normalissima. Avevo degli amici, avevo una ragazza. Avevo le solite cose che tutti prima o poi vogliono cercare e che tutti di solito non hanno mai. E invece niente. Niente. Sono stato definitivamente mangiato da questo mondo. Mi capite? Sono stato mangiato vivo. Ora mi dicono quando fare una cosa, come farla, e non ho neanche la possibilità di andare al cesso da solo. No. No. Cosa fanno? Semplicemente quello che hanno fatto sempre, mi imbottiscono di farmaci, di pillole, fino a farmi ricordare neanche chi sono. E non è bello, no. E voi che mi guardate, voi spettatori ignobili, che date sfogo alla vostra immaginazione, alla vostra ilarità vedendomi, siete delle cattive persone, più di quanto io possa essere, perché io almeno do fastidio a quelle persone che mi hanno fatto del male, e non a un semplice povero scemo che sta in giro dentro a queste quattro fottute mura e non si muove. Io non so che fare. Sono rinchiuso qui dentro e non so dove andare. Vorrei uscire, magari, che ne so, vedere la mia famiglia. Sono ancora vivi dopo l'apocalisse. Vedere insomma cosa è successo, vedere chi sono quei pazzi che stanno giocando con come se io fossi una pedina. Mi hanno incastrato, cioè io non so che fare, rimango inerme, immobile, non mi fanno uscire. Ogni volta che cerco qualcuno mi dicono: non ti preoccupare, andrà tutto bene, non ti preoccupare, andrà tutto bene. Col cazzo che va bene. Col cazzo che va bene! Non va bene niente! Non va bene niente! Niente va bene! No! Perché se tutto andava bene, io sarei potuto uscire già da qua, no? Avrei potuto riabbracciare la mia famiglia, magari, che ne so, rifarmi una ragazza. Ho avuto una ragazza. Sì, me la ricordo, era bellissima. Peccato che poi mi ricordo soltanto un rosso. Un rosso vivo, acceso. Ricordo solo che piangeva e che io ridevo. Non sono una cattiva persona, non sono un malvagio, siete voi che mi avete reso questo. Siete voi che giocate e mentite. Mentite e giocate. Giocate con qualsiasi cosa vi vada bene. Perché voi non avete rispetto per me.
Non avete rispetto, io per voi sono soltanto una cavia da imbottire di farmaci. Uno schifo, cioè non sono neanche un essere umano. Quando è scoppiata tutta questa merda di fuori, che non so neanche se c'è il sole, il giorno, la notte. Ho passato giorni, settimane qui dentro e non mi danno quasi mai del cibo. Come posso fare? Io credo che l'uomo sia fondamentalmente infame. E che tutto questo, anche quelli che mi guardano, no? Fottuti giornalisti che campate sulle disgrazie degli altri, mi fate schifo. Lo sai cosa farei io a voi? Bello così, bello vedermi rinchiuso qui dentro. È bello, vi diverte. Ecco perché per esempio l'uomo, siamo come dentro un fottuto zoo. Non possiamo uscire, siamo degli animali pronti per il macello. Ci tirano le noccioline al massimo per farci divertire, per darci da mangiare. E continuate con questi vostri stereotipi. Continuate. Mi avete messo a me qui dentro. Io non ho fatto niente. Ho cercato di liberarmi dal male, da questo male che mi opprime. E che cosa avete fatto voi in cambio, Niente. Continuate a darmi quelle cazzo di pasticchette. Le pasticchette, Dio. Le pasticchette. Non le sopporto più. Ogni giorno, ogni fottuto minuto entra qualcuno con un camice bianco. Fottutissimi medici dovrebbero farmi stare meglio. Non mi fanno stare meglio. Ogni giorno che passa desidero uscire da questo corpo. Ogni fottuto istante. Ce l'avete stimate? Sì, perché voi avete quelle fottute cartelle che voi le prendete, ce le tirate addosso, vedete, siamo semplicemente fogli sopra un fottuto scritto. Siamo tutti iscritti, non siamo più pazienti, io non ho un nome, io sono 00479, matricola 00479. Io avevo un nome prima, avevo dei vestiti, invece no, mi avete dato questa studicia schifosa, canottiera di tipo puzza. E poi, e queste sono le vostre condizioni, che noi siamo come animali dentro uno zoo, che voi guardate e vi divertite vedendo le nostre disgrazie. Dietro uno schermo, Vi divertite. Bene. Divertitevi quando